Andiamo avanti perché sì. Perché sì. Danno inferto. Ah, non posso fare quell'altro. Vabbè. Andiamo solo di danno inferto 5. Boh. Cuori, no. Cos'è questo? Elementale del fulmine. Facciamo l'efficacia della schivata? Magari. Non lo so, raga, qua. Qua succede il casino di nuovo. Tenu, tenu. So già chi sono. So già chi sono. Porca vacca. Che storia. Nelle immagini conservate nella memoria del guardiano L'unico che protegge confermato il quindi tempio, è i Rohan. nostri eroi vedono i quattro colossi sacri, caduti ormai sotto il controllo maligno della calamità Ganon. Queste immagini mostrano anche i colossi sacri Vahmedho e Vahnaboris, che si preparano al ritorno della calamità Ganon nella regione occidentale di Hyrule. Ovviamente adesso cambio il pezzo Grazie perché alla luce blu che emana da siamo Vahmedho dall'altra al parte. castello di Hyrule, Zelda e i suoi compagni capiscono che Revali e Urbosa stanno ancora combattendo all'interno dei colossi sacri e così partono senza indugio in loro soccorso. Ovviamente, prima siamo passati di là, però fa lo stesso. Sì, vabbè, ma lei poi. Sta ira maledetta. Guardala lì. Grande battaglia. Grande battaglia quell'ira. La sua è la più debole. Mi ricordo come si chiama lui. Teneba? Tebena? Teba. Ok. Con la foca! Ma no! Grande Urbosa. Ma no con la foca! Ma fammela fa, gli ha tirato la foca addosso! Guardala lì! Papizia! Papizia si chiamava Papizia, c'aveva già il nome, non mi ricordo più! Papizia! Grande Papizia! Fortissimo! Bellissimo! Bellissimo! Oh my god! Oh my god! Ma ragazzi, sono casatissimo, qua si va a distruggere tutto adesso. Non mi interessa. Qua distruggo tutti. Al diavolo. Al diavolo ammazzo tutti. C'è Papizia da salvare di là. Non scherziamo, Papizia. Dai. Levati. Fuori. Via uno. Dai. Aria. Non mi interessa, raga, qua si va di brutto. Qua si va di brutto. Skippiamo anche i nemici normali. Anzi, magari li uso giusto per ricaricarmi un attimo la barra. Devo andare da Papizia. Permesso? Elevati. Tutti morti. Via, aria. Tra l'altro, ecco, no, una cosa. Alcuni oggetti, alcune armi, tipo appunto, credo la Master Sword, sono al massimo. Sono riuscito a portarli al 20. Sono riuscito dopo tempo perché comunque, piano piano. Però sono riuscito a portare al 20 alcuni. Non tutti però. Tipo sicuramente il robo di Zelda non è al 20. Però forse neanche quello. No, forse Impa sì. Non tutti, ma la maggior parte li ho portati al 20. E quindi adesso praticamente tutte le armi extra che mi arrivano le vendo. Purtroppo vendere le armi non vi dà un cacchio. Cioè, vi dà veramente poca, poca roba. Sì, venite fuori voi. Venite fuori, tranquilli. Preoccupatevi.
Dove stiamo andando qua? Da Revali? Qua stiamo andando da Revali, mi sa. Allora, io passerei a sto punto da sotto qua prima. C'è un bel grubligno. Ciao amico, fai una bella congelata? Tieni, ecco qua. Sbaglio, abbiamo la bacchetta che è più potente. Non lo so. Sembra di aver visto una bacchetta un po' più grossa. Cioè l'area di... per colpire. Boh, se mi sbaglio. Allora, no, non è di qua che devo andare. Devo andare a prendere gli altri due. Sì, da quella mappa non si capisce niente. Ecco, se zoomiamo la mappa... Se zoomiamo la mappa si capisce molto, molto meglio. Infatti mi sa che devo tornare indietro. Sentite la musica? Però non è quella che c'era l'altra volta. Questo è un peccato. Ma va bene, non ci preoccupiamo. Non è un grande problema questo. Sarebbe... In realtà quando mi hanno detto che... Cioè quando mi hanno detto... Quando ho visto che c'erano... le fate radiose e Mitsukiyosha... Ho temuto... Che ci fosse anche... Coso... Terry. Tanto mi ha detto buttiamo i personaggi a caso. Terry e anche... adesso non mi ricordo neanche come si chiama. Quel rito che suona. Non mi ricordo come si chiama. Se non sbaglio è tipo Khan. Ma non è quello in italiano. No, non mi ricordo il suo nome. Tutti maledetti voi. Però ci sarebbe anche lui. Ma tanto guarda, sono sicuro che mi mettono qualcos'altro. Cioè raga, qualche altro personaggio a questo punto me lo aspetto. Qualche personaggio anche che non mi aspetterei mai. Ma sicuro? Sicuro? Dai, facciamo strage diretta qua e via. Quella abbiamo. No? Ancora io? Come osi? Come osi? E vattene, ok. Là abbiamo un bellissimo Shamanix. Che questo lo, penso che lo possiamo shottare. Is possible shottare? Grazie. Tanto è scarso come la puzza sta roba. Allora. No, qua ci sono i cosi. Siamo nel deserto. E allora probabilmente si sono spostati. Non sono nel deserto loro. Oh, rupie da 20! Che visto lì c'erano le rupie rosse. Ok. Allora, qua sono in un vicolo cieco, non c'entra un cacchio sta roba. Io per andare là devo andare semplicemente da questa parte. Ci sono le Gerudo qua. Ok. Non capisco dove cacchio siamo allora. Perché se no... Boh. Non so in che zona di mappa siamo del gioco. Che volete che rompete? Io vi ammazzo, non è che ci metto molto, eh. Anzi, mi servono anche i vostri materiali, quindi... Sai com'è? È solo perché adesso sono gasatissimo che... Che cacchio è successo? Aia. Sono gasatissimo perché sono tornati quegli altri. Sì, sì, fai, fai. Allora, no, ho capito. Allora, di qua arriviamo là in fondo e c'è coso. La Boris. Ok. E ok. E a sto punto mi dai un Lionel elettrico? Gentilissimo. Grazie mille. Proprio quello che volevo, guarda. Ciao. Non so neanche come... L'elettricità, raga, in sto gioco è devastante. Ma anche in Breath of the Wild. Non ha counter. Aia. Ho fatto una bella tripla. Ok. Non è morto, ovviamente. Metti la musica.
Sbagliato tasto. Con calma. Vieni. Aia. Più tempo ci vuole. Ci mette anche di più. Piano, 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 Link. Ok. Morto. Naboris. Quindi Naboris si stava spostando comunque. Si stava spostando e stava venendo verso il centro. Che giustamente dal deserto non è che faccia molto. Sai che ha fatto il piccoletto? Ah, entra in Valla Boris. Ah, è vero, prima dobbiamo cosare. È vero, è vero, è vero. Stavo scordando. No. Incredibile. Che velocità. Questo lo dicevo anche l'altra volta. Raga, questa ira è devastante. Forse io non sono abbastanza forte per aiutarmi. Quello sicuro. Cosa? Ora so che ce la faremo. Grazie alla tua tenacia. Salve. Ciao ragazze. Pov. Sei Link. Vieni, vieni. Guardala, 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 guardala. Porca di quella vacca. Brutta maledetta. Io le tiro tutto adesso, anche le scarpe. Non mi interessa. Mi interessa sta maledetta. Dai, mena, 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 vai, pesante, pesante, deve cadere il prima possibile. Via, uno. Questo gli serve un altro giro, mi sa. Spero che basti. È impazzito. Bello che comunque combattiamo sempre qua. Cioè i combattimenti sono sempre... È vero che si sdoppia. Piano, 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 oh, piano. Ok. Non so chi è quello vero. Non so chi è quello vero. Dai! Non è, no, non muore. Maledizione. Non è morto. Raga, gli mancava ancora un pezzo di vita. Vabbè. Vabbè, fa lo stesso. Lo accettiamo per quello che è. Ma arriva coso. Cos'è? Per andare da Vamedo. Perché ovviamente cosa la sta combattendo. No, io Riju però non la voglio usare. La useremo, vabbè, fa lo stesso. ZR tieni premuto per far scatenare Papizia. Cos'è che fa Papizia? Dove sono? No, un attimo che non mi vedo più. Raga, ma sto usando la foca per combattere. È Papizia che è l'esplosione dell'energia. Guardala lì Papizia come ci dà dentro. Raga, di cosa stiamo parlando? Ditemi dove si comprano delle foche del deserto, vi prego. Sto andando al contrario, comunque. Sono l'unico che va dall'altra parte. Scusate, ragazzi, se avete ragione. Un Inox. Mi devi dare l'Inox elettrico, è l'unico che mi manca. Ho già battuto l'Inox glaciale e l'Inox di fuoco. Ma raga, ma cos'è? Ma Papizia è infuriata. Inox glaciale, non mi interessa l'inox glaciale. Raga, Papizia fuori di capoccia. Perché stiamo andando di là tra l'altro con gli ore? Mi interessa. Mi interessa, Papizia. Aia. Papizia. Piano, Papizia. Ma usa la foca. Usa Papizia come paravela?
Scusate un attimo. Fatemi capire. Che cos'è sta foca? Nel senso, che bestia di Satana è? Da dove cacchio esce? Brucio. Anche Papizia. Pensa a Papizia, poverina. Cosa gli stai facendo fare a questa povera foca? Non gli ho fatto un cacchio. Guarda Papizia! Devastante! Ma raga, ma è bellissima sta roba! Io non sapevo che combattesse con la foca! Non me lo aspettavo, nel senso. Cioè, per carità, non ha quasi poteri lei, nel senso. Non mi sembrava molto potente come forza. Ma forse come abilità è qualcosa, però come forza in generale non è che era molto forte lei. Eccolo lì. Ecco, Ligno. Ah, quindi c'è Ligno e il glaciale. Questa raga è quello che ho combattuto io l'altra volta. Che cacchio, un attimo. Ho aperto uno scrigno intanto. Piano. Guarda che prendi i tronchi. Piano. Buono che c'è Papizia lì che mena, Te ti vuoi mettere contro Papizia, ma non hai capito niente. Dai Papizia. Sì, Papizia. Mitico Papizia. Ok, due colpi. E vabbè, naturalmente gli altri sono qua in mezzo alle palle. Allora Link, dai, fai una cosa, vai di là. Ok. Piano. Povera Papizia. State facendo un sacco di danni a Papizia e non li merita. Dai Papizia. Sì Papizia. Mena Papizia. Guarda lì, fortissima. Basta. Papizia va a dormire adesso. Noi andiamo col Link. Che di sicuro ci mettiamo di meno. Grande Papizia. Allora. Penso che mi convenga passare di là. No, non è vero, di là è chiuso. Niente. C'è il robo elettrico, ma è chiuso il pezzo. Quindi, allora, possiamo fare un'altra cosa. Ci mandiamo Impa. Che vai lì. Ok. Vado allo Shamanix elettrico, lei. Vabbè, questo me lo sono meritato. Così intanto anch'io mi ricarico un po' di qua. Che mi serve per lo speciale. Allora, Inox glaciale. Salve. Facciamo così. Che partiamo subito con un bel focherello. Oh, ciao Zelda. Che fai qua? Chissà se dura di più. Cioè, tipo, magari date fuoco e il fuoco dura. Cioè, il danno aumentato che fa il fuoco su un super efficace. Dovrebbe morire. Easy. Impa non è ancora arrivato, tra l'altro. Cioè, magari il fuoco super efficace sul ghiaccio. Quindi l'effetto rottura dei triangoli dura 5 secondi. Ok. Dopo quei 5 secondi. Anzi, se entro quei 5 secondi, quindi dopo 4 secondi, riuscite a fare un attacco. Non è che dura di più. Si prolunga l'effetto del fuoco. Perché se no, cioè tipo fate un attacco di 5 secondi. Poi dopo 4 invece li fate un attacco speciale, come ho fatto io. Non lo so, in realtà sto delirando, credo. Anzi, quasi sicuramente sto delirando. Qua abbiamo fatto tutto, no? C'è un Korogu.
Caro, non li ho cagati minimamente, non mi interessa. Ma siamo a 22, tra l'altro, con 22 robi. Non dovrebbe essere. Cosa sta roba scozzese, tra l'altro? Sembra musica scozzese. Con 22 Korogu per ora dovremmo essere a posto un pochettino. Oh, c'è un coso! C'è un altro coso qua. Aspetta un attimo. Buono, eh. Esploso! L'ho demolito completamente. Magari c'era il Korogu in mezzo e l'ho distrutto. Fa lo stesso. Ah, era una roba segreta, mi sa. Sì. Vabbè. Porca miseria. Porca miseria. Link? Link, faccio con te, ok? Non so perché. Mi sento un po' più sicuro, farò con te, grazie. Grazie Link, gentilissimo. Ok. Mi ricordo se il bianco l'abbiamo già affrontato. L'abbiamo già affrontato un bianco? Nero e blu sicuro, lo ricordo. Bianco mi sa di no. Piano. Devi avere una velocità lì che guarda. Ascolta, facciamo così. Non li sente lui. I Lionel non li sentono i tuoi. Non qua. Non gliene sbatte niente. Che si è risvegliato subito. Aia. Nice. Ecco come si schivano quei colpi. Cavacca, piano. Oh, cos'è? Ah, da questo sale. Ok. Dove è andato? Volato via. Bello, bello anche il bianco. Che fai ancora vivo? Muori, dai. Levati. Ci siamo. Korogu. T'ho visto. Non ho visto quanti ce n'erano di là. Almeno magari capivamo quanti ce n'erano di qua. Anche lui allora ci fanno usare. Maestro, a te l'onore. È vero, Yunobo non ce l'hanno fatto usare però. Ho capito. Allora mi sa che adesso ci fanno usare Vamedo. L'ha annullato. Breath of the Wild non le prendeva e basta sto robo. Se gli tiravi una freccia bomba la prendeva, altro che annullare. Chi sei tu? Il vento abbia finalmente cominciato a girare dalla nostra parte. Sono pronto. Si può provare a tirare. No, mi sa di no. Non ci provo nemmeno. Guardalo, guardalo. Le battaglie, Madonna, le battaglie queste sono belle. Se sono belle qua le battaglie. Porca vacca. Altro che. Cioè, finalmente, cacchio, poi almeno gli è andato un po' di gloria. Nel senso. Ok. Gli è andato un po' di gloria queste ire. Che poveracce. Veramente sono state devastate dal sistema di combattimento di Breath of the Wild. Ma finalmente. L'ho presa? Ah, l'ho presa. Vabbè, non c'era. Finalmente, cacchio, finalmente. Occhio,
Ah no. Non riesco a fare una combo. Non riesco a fare una combo. Ok. Si è bloccato. Vabbè. Riusciamo a fargliene un'altra? Sì. Sì, che gliene facciamo un'altra. Vieni giù. Riuscissi a fare un contrattacco fatto bene. Va bene anche questo. Molto bene. Molto bene. Morto. Arco. Quindi tutti li avrebbe finiti con l'arco. Chiaro. È ancora vivo. Guardate che, ma che schifo, gli ho tirato una spadata. Che brutta fine. A quanto pare è solo scappato. Ovviamente. Ovviamente. Perché allora noi sappiamo che i campioni sono morti per colpa loro, delle ire. E c'è un problema. C'è un problema di base qua. Che loro sono morti per le ire. E questo io non capisco. Cioè davvero, qua si crea una roba. Allora, prima di tutto devo ringraziarti. Sei stata davvero di grande aiuto. Fosarna Boris? Morbosa. E poi c'è anche Rigio, dico bene? Senza il tuo contributo non ce l'avremmo fatta. Ma io non ho fatto proprio niente. È stato soltanto il posto. Ascolta, l'hai portato tu quello lì? Beh, ce l'avremmo fatta anche senza di te. Certo. Ma lo ammetto, la tua presenza non è bastata. Non conoscevo questo lato del campione. Abbiamo tante Sei proprio un pezzo di merda. Principessina, dimmi cosa. Quanto è grosso Tebu? Castello di Irule. Teba. A dire il vero. E me li spiega anche a loro, ovviamente, cosa succede. Sì, ma io voglio capire adesso chi vuole va Medo. Grazie all'aiuto di Teba e Rigio, apparsi a bordo dei colossi sacri, Link e i suoi compagni riescono a mettere in salvo Revali e Urbosa. Ok. Dopo aver ricevuto da Zelda la terribile notizia della caduta del castello di Irule, Revali e Teba salgono di nuovo a bordo di Va Medo, pronti ad affrontare con coraggio le orde di guardiani che attaccano dal castello. Nice. Si va con lui. Va bene. Va bene, onesto. Che succede? Ma lui che si guarda attorno. Guarda, 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 guarda. Ah, ok, giustamente. Tanto lui dal futuro questi qua li conosce. Il campione dei Rito è ineguagliabile. Con più calma, tranquillo. Ora, se permettete, è giunto il momento di mostrare a tutti il potere del colosso sacro Va Medo. Sai che è anche potenziato, raga. Dovrebbe essere anche potenziato. Dimmi tutto. Cosa devo distruggere? Dimmi pure. Avamposti? C'abbiamo anche gli avamposti qua. Distruggi gli avamposti. Molto, molto, molto bene.
Molto molto bene, grazie. Dimmi pure dove sono. Dimmi pure dove sono, che ci penso io. 44 avamposti sono? Porca boia. 4. Raga, 44 sono tantissimi. Cioè abbiamo un casino di vita comunque, per carità. Ah, anche i teschi contano. Ma anche sulle montagne sono? Boh. Che vuoi te? Levati. Levati anche te. Quello è un avamposto? No, forse no. Era il volodromo. Cosa? Hai distrutto il volodromo. Ah, scusate. Porca vacca, ci sono i rovi. Allora, noi abbiamo anche lame di luce. Questo potrebbe fare un po' più di danni. Se ovviamente lo usassi in modo corretto. Ma naturalmente non lo uso in modo corretto. È fuori uno. Ah, ma sono tutti attaccati. Ma quelli che mi lanciano le bombe, poverini. Non hanno capito che ho 72 miliardi di vita. Facciamo fuori un po' tipo così. Appare l'ira del vento. No, mi sa che è morta. Mi sa che l'ho tritata. Oh. No, forse andava tritata per davvero. Facciamo così. Mi hai fatto un cacchio. Proteggi, 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 proteggi. Ah, si è messa lei in mezzo allora. Molto bene. Facciamo così. Devastated. Chi è la statua che rompe? Bazzardate, eh? Dai, piano piano. Piano piano, passiamo da tutti. Ok, voi morite, grazie. Bellissimo. Allora, qui sotto chi c'è? Via. Via. Controlla sempre la vita, eh. Mancano 20. Ok, mancano meno. Quello cos'è? La fortezza. Probabilmente è la fortezza che va uccisa dopo. Allora, mi segnassero dove sono. Perché non sono quelli, credo. Eh no. Sono un po' sparsi. Ok. Te muori, mi dispiace. Mi hai tirato una bomba, non devi usare. Allora, stavo guardando come si ricaricava il colpo. Buona, dove vai? Cos'era giù? Ah, ecco, adesso me li segnala. Facciamo così? Fammi vedere, scusa, se ha effetto. Poco. Preferisco fare tabula rasa di quei robi. Oh, almeno adesso più che altro è anche più capibile, perché quando vedi sparire il cerchietto capisci che hai fatto un buon lavoro. Proteggi. Mm. 42. Girati, 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 girati. Me ne sbatto completamente di quel robo. 43. Abbiamo un problema, non sarebbe dovuto andare così. Cosa è successo? Non preoccupare. Oh, guarda che c'è il tempio. C'è il tempio lì. A fare l'ira del vento. Cosa devo fare? Maledette dietro di noi. Forza. C'è così qua. Ah, sconfiggi l'ira del vento. Ah, va bene, basta. Che dovrebbe essere un problema? Ma ha durata la barriera? Non
sai di no, vero? No. Sciolto. Quindi fermo. Grazie. C'era il tempio. Cos'è che era? Il sacrario del tempo? Com'è che si chiamava? Quello con tutti i cosi maledetti dentro. C'erano tutti i picciolini. Picciù! No, scherzo, i cosini. I guardiani. Che dov'è che stava? Ah, stava là in alto, sì, stava là da. Dopo Medù. Era come se qualcuno mi stesse chiamando. Al telefono. E mentre seguivo quella voce, ho visto che eri in pericolo, attaccata dai mostri. Ho sentito il bisogno di aiutarti e all'improvviso mi sono ritrovato dentro Ruta. Che cacchio hai fatto? È stato merito del tuo potere, non è vero? Grazie. Non abbiamo capito niente. Forza. Dobbiamo correre alla fortezza di Akkala. Che ti prende? Dai, andiamo. Ok. Ancora non ti è chiaro a sufficienza. Si sono rivelati più tenaci di quanto mi aspettassi. Quindi mi dispiace, ma infine è giunto il momento di chiedere anche a voi di compiere un ultimo sacrificio. Maestro Koga! Mettetevi in salvo! Non passa! Attenzione! Allora, vi proteggerò io a costo della mia vita! Un sacrificio per la calamità Ganon. Sarà questo il vostro destino? Pazzo, è pazzo, quello è pazzo. Quello è matto. Dobbiamo arrivare in fondo, raga. Dobbiamo arrivare in fondo a capire che cosa può c'entrare lui con quello che c'è sotto al castello. Bisogna capirlo, per forza. Va bene. Ok, Teba è arrivato. Ovviamente adesso saranno da far salire anche loro. Con molta, molta calma. Non avendo fatto altre missioni, perché abbiamo tirato dritto, abbiamo anche tutte le altre da prendere. Quello è uno di Caston. Che c'entra Caston? Però l'ho fatto principalmente perché adesso abbiamo tutti e quattro i campioni anche a disposizione. Prima le Urbosa tornano, perché prima non potevo fare niente altrimenti. Battaglia di Akkala, va bene, non mi interessa adesso. Mi interessa sapere quante missioni mi sono apparse. 2, porca vacca, 4, 6, 8, 10. Porca miseria. 41,50 tra l'altro. Va bene. Va bene, fuga dei coccò. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa qua nel mentre. Qualcuno? Maybe? Tipo loro che prima non potevano farli? Sì, ha funzionato. Ok. Ma sono pazzi comunque. Qua sono veramente pazzi. Mi servono oggetti, roba per Sidon. Prendi. Non ho soldi, Sidon. Non mi chiedere 2000 rupie. Io capisco tutto, ma mi chiedi 2000 rupie? Sono tante, Sidon. Io ci lavoro per queste robe.
prossima volta sparaglierò a tutti. Non è vero, sì, non credo di utilizzarti. Siete troppi. Siete troppi. Mi sento più forte. Come faccio a usarli tutti i personaggi, raga? Non ha senso. Ne ha messi veramente tanti. Ne ha messi... cioè, io credo che fosse in Hyrule Warriors anche sta roba. Proprio nel principio di Hyrule Warriors avere tanti personaggi da usare. E posso capirlo, però tipo... sono troppi. Ha dato il morò significo. Grazie. Grazie. Gentile. Teba, Tobek, anche te. Non posso accontentarmi. Ah sì, raga, no, più che altro adesso io mi chiedo un'altra cosa. Io mi chiedo tutta sta roba che stanno facendo. Tutto sto bordello spazio-temporale. Che mi sta attaccando? Aiuto. Tutto sto bordello dei viaggi nel tempo è deleterio più che altro per la trama del gioco. Credo. Poi adesso ne parliamo per quello che è, per quello che ho visto. Però c'entra poco con quello che succederà in futuro. Anche perché appunto adesso abbiamo praticamente che Teba, Yunobu, Riju e Sidon hanno i ricordi di sta roba. E sono loro perché appunto anche Sidon ha detto eravamo lì, ho sentito il bisogno di aiutarti, roba così. Quindi loro erano lì. Oltretutto Sidon ha già combattuto. Cioè loro sono già avanti con la storia. Molto probabilmente sono non alla sconfitta di Ganon, non lo so. Non si sa ancora. Però loro sono... sanno già cosa succede. Perché gli ha detto Sidon, io sono contento di ricombattere insieme a te. A Link. Non lo so, io preparo cibo. Ricetta lorata demoniaia, buona, eh. Danno subito un nemico di meno 10, questa... in realtà a me del danno non me ne frega un cacchio. Peglia, niente. Nada. Questo non si può fare. Allora, mi ha sbloccato qualcosa per Revali. Niente, posto. Non lo so. Comunque io credo che oggi abbiamo dato veramente tanto. La prossima volta andremo a conquistare capitolo 6. Andremo a conquistare Akkala, battaglia di Akkala. Non so cosa possa succedere qua, però il castello crolla. Per il momento io vi saluto, noi ci rivediamo alla prossima parte, sempre su Hyrule Warriors, qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.